Benvenuti nella città dei Crumieri. Siamo a Casale Monferrato. Siamo venuti a provare il ristorante Radice. Lo chef di questo ristorante un po' di tempo fa ha partecipato ad una puntata ambientata qui nel Monferrato di quattro ristoranti. Ha partecipato però con un altro locale che si chiamava Gubistro ed ora abbiamo scoperto che ha aperto Radice e noi andiamo a provarlo. Locale molto carino, si scende giù quasi in cantina, volte in mattoni, molto particolare. Però a noi quello che interessa soprattutto, lo sapete, è come si mangia. Oggi lo vedremo, abbiamo scelto il menù degustazione che sarà composto da 4 portate più il dolce e poi abbinamento di 3 calici sia io che la Ele. Ha una nota molto fruttata, florale, lievemente tostata. Incominciano ad arrivare le cose in tavola. È arrivato il primo vino che accompagnerà l'antipasto e poi ci è arrivato il pane ed è già tutto un programma. Ma avete visto cosa c'è nel pane? La focaccina e poi quei fantastici pani sfogliati che sanno di burro e sono buonissimi. Lei, la focaccina, non si può resistere alle focaccine, ragazzi. Morbidissima, ma sopra croccantissima, super buona. Ci è arrivato il primo antipasto, una tartare di salmone marinata con delle cipolle di Breme in conserva e hanno un profumo veramente inebriante le cipolle. Sopra la tartare c'è anche un chutney, mi sembra di pomodori secchi, ma non garantisco. Il salmone marinato al punto giusto, quindi la carne resta morbida e succosa, però poi vedete quella falda di cipolla ha un gusto veramente dolcissimo ma allo stesso tempo un po' acidulo e bello intenso. Ci sta veramente bene col salmone con questa marinatura, è un piatto fresco, gustoso e molto goloso. Il bello della cipolla ha quel tocco di croccantezza perché la falda è bella croccante sotto i denti, scrocchiarella. 6 mesi in vaschi di acciaio inox. Come sentori invece abbiamo il pepe nero, frutta abbastanza matura e rimane molto molto speziato. Uovo poché con crema di patate, crumble di guanciale e cavoliere saltato. E qua sì che abbiamo un antipasto goloso. Arriva un profumo da questo piatto, ragazzi. Vabbè, è buonissimo. L'uovo dalla cremosità è goloso. C'è lo scrunch e la botta sapida del guanciale, il cavolo nero dà quella nota più erbacea al piatto. Questo è davvero di una golosità indescrivibile. La crema di patate delicata, il cavolo nero bello tenace, non troppo cotto, ma poi quando si prendeva il guanciale, vabbè, il guanciale è troppo buono. La Ele ha un amore spropositato nei confronti del guanciale. Il primo piatto, sono un classico della cucina piemontese, gli agnolotti al brasato glassati col fondo bruno. Si sente che qua dentro c'è il brasato, eh? L'odore di brasato che viene su, ragazzi, è veramente intenso. Sono belli glassati, belli lucidi. È
devo dire che si sente proprio che sono abbracciato. Mamma mia, che buoni! Pasta tirata veramente sottile, ma non troppo, quindi è perfetta. Ripieno, un'esplosione di gusto. Il fondo bruno gli dà quella scivolosità in bocca veramente pazzesca. Vabbè, intanto che ci arriva il secondo potremmo fare un intramezzo col pane sfogliato. Che dici? E come dire di no? E come facciamo? Come ce lo dividiamo? Devo tagliarlo col coltello? Quella potrebbe essere una soluzione. Poi c'è la soluzione che potrebbe essere a vantaggio di uno di due, dipende chi lo prende per primo. Quindi prenderlo dal centro, tirare via, ma essendo arrotolato su se stesso si rischia che il primo ne prende troppo e l'altro non gli resta più niente. Io la mano ce l'ho già su di lui, quindi al massimo ne prendo di più io. Però visto che sono brava, lo divido col coltello. Mamma mia! Sarà sicuramente morbidissimo dentro e croccantissimo fuori. Guardate qua, una piccola rosa di goduria pura e strapieno di burro che gli dà quel gusto così irresistibile. Peccato che si è raffreddato un pochino perché non l'abbiamo mangiato subito. Mangiato caldo sarebbe stato più buono, però il burro si sente, c'è, così deve essere. E ragazzi, si può solo godere mangiandolo, niente di più. Bruciato parte un po' dai sentori e anche l'uvaggio, perché appunto sono uve coltivate in un clima abbastanza secco, ovvero principalmente il Syrah, abbiamo poi il Cabernet Sauvignon e il Merlot. A livello di fermentazione e macerazione prendiamo prima il Syrah e il Merlot e li facciamo fare delle vasche di acciaio. Successivamente le uniamo al Cabernet Sauvignon per fare soltanto botti di rovere. E mentre a livello di note o sentori abbiamo frutta rossa, spezie e tabacco. Quindi è bello complesso come vino, sono tutte uve scelte, non stanno molto lì a selezionarle in maniera accurata. Il vino che ci è arrivato è veramente molto molto interessante, un vino diciamo abbastanza nuovo, prima imbottigliatura avvenuta nel 2002, ha dei sentori veramente molto particolari per un vino. Al naso si sente subito davvero un odore di bruciato, poi subito dopo quella nota di tabacco, come essere in un campo con le foglie di tabacco che ti svolazzano intorno e senti quel profumo così intenso. Poi quando si va a assaggiare, bam, eccola lì, la nota del tabacco in bocca che persiste e pian piano sciama fino a quasi sparire. Comunque è un vino veramente molto importante, davvero strepitoso. Il menù che abbiamo scelto è un menù a sorpresa e a mano libera dello chef, però noi sappiamo già cosa ci arriva come secondo. Questo perché lo chef ha voluto sincerarsi che quello che ci mandava al tavolo ci fosse piaciuto, perché è una cosa un po' particolare. Diciamo che stiamo parlando del quinto quarto e sapete di che cosa sto parlando come quinto quarto, vero? Che cos'è il piatto che ci è arrivato? La trippa gratinata. Il profumo che è arrivato è quello della pasta al forno. Ele e il suo solito problema con le temperature. Mamma mia, che buona però! Avete presente quando sfornate le lasagne e sopra hanno fatto quella crosticina croccante ed emana quel profumo di gratinato, di ragù un po' bruciacchiato? Ecco, il profumo è quello. La trippa cotto a lungo, talmente a lungo da essere tenerissima. Poi c'ha
quella crosticina croccante fuori che è una goduria per il palato. Un'altra cosa che spicca è il gran sapore di rosmarino che ha questa trippa. Ragazzi, piatto semplice, povero, ma fatto così è davvero fantastico. Vabbè, trippa gratinata fantastica. Mai mangiata così, perché gratinata non l'abbiamo mai mangiata, ma devo dire che era davvero fantastica. Un po' una trippa alla fiorentina, ma con la gratinatura sopra. Quando si beccava la gratinatura, vabbè, pazzesca. È arrivato il nostro dolce e io questo lo conoscevo già, anzi noi lo conoscevamo perché è il dolce che ha presentato nella puntata di Quattro Ristoranti a cui ha partecipato lo chef, e quindi sapevamo già questo dolce com'era ed ero molto curiosa di assaggiarlo. È un finto cocco, praticamente sarebbe una mousse al cocco con un cuore liquido di passion fruit accompagnato dal gelato al mango. E c'è da dire che questo dolce nella puntata di Quattro Ristoranti ha vinto lo special di Alessandro Borghese, perché era il dolce più buono presentato in quella puntata. Per un momento ho tremato che il cocco partisse e andasse a finire su un altro tavolo, ma fortunatamente non è successo. Così, al brucio, al primo assaggio, mousse al cocco e cioccolato, mi ricorda subito una cosa, il Bounty. Ve lo ricordate? Quello snack con quel ripieno di cocco e il cioccolato fuori. E lui, uguale, identico. Però non avevo ancora preso il cuore morbido di passion fruit. E adesso in questo boccone ce l'ho e quindi andiamo a sentire come adesso. Ecco, in questo caso il cuore morbido da quella nota dolce un po' acida e fresca che fa sparire completamente quel sapore del Bounty. E comunque, ragazzi, un dolce veramente buono. E comunque volevo dire che questo dolce è perfetto, a noce di cocco, neanche una sbavatura, proprio quelle da alta pasticceria che sono perfette, punto. Esperienza da radice si è conclusa. Partiamo dalla location in pieno centro, localino molto carino, piccolino, abbastanza tranquillo. Bello il fatto che sembra quasi di essere in una cantina, e da quanto ho letto dovrebbe essere la sede di un'osteria storica che poi è diventata il ristorante che ora. Poi servizio, devo dire un buon servizio, bello bello easy, ragazzi, personale, le ragazze che ci servivano molto simpatiche, però comunque pur essendo molto easy è attento e ben fatto. E nel frattempo lei si è messa il cappuccio, sì, perché ha freddo, se no facciamo la fine di Europa che no. Ho tutti i capelli in faccia. Comunque, com'era la cucina, Ele? Ottima, piatti buonissimi e soprattutto il nostro menù è andato come deve essere, in crescendo. Diciamo che il primo antipasto era molto soft, ma dal secondo, ragazzi, ci ha dato dentro e alla grande, per poi concludere con quella trippa gratinata che era strepitosa, sì. Ma anche gli agnolotti.
e nota di merito al dolce, come vi ho già detto prima, che era davvero eseguito benissimo. E diciamo che la Ele sperava proprio che arrivasse quel dolce lì, perché da quando l'ha visto sul programma Quattro Ristoranti, che dice chissà che buono che è, chissà che buono che è, e quindi com'è adesso? Era buonissimo. Poi abbinamento vini buono, abbiamo assaggiato qualche vinello particolare come l'ultimo, quindi segnatevelo perché è degno di essere assaggiato. Comunque, tirando le somme, quanto ci è costato? 145 euro. Da Casale Monferrato è tutto. Se venite a Casale Monferrato, oltre andare a mangiare al ristorante Radice, io vi consiglierei di andare a cercare i crumiri, perché qua a Casale è proprio dove sono nati. Ci sono diversi posti che lo propongono, il più famoso, lo conoscete tutti sicuramente, sono i crumiri rossi. Quindi venite a farvi un giro a Casale, andate a mangiare da Radice, andate a mangiarvi i crumiri e poi andate a casa felici e contenti. Vi salutiamo, vi facciamo le raccomandazioni, grazie se vi iscrivete al canale, lasciate mi piace, lasciate commenti, soprattutto se condividete i nostri video, e ci seguite anche su Instagram e su Facebook. Da Casale è tutto, dal Monferrato è tutto, ciao ragazzi! Ciao!